Benvenuti, parliamo di correzione tonale e di colore di un'immagine. Ed è, diciamo così, un passaggio molto importante perché in quanto noi dallo scatto della fotografia alla stampa lo visualizziamo in Photoshop, poi creiamo eventuali correzioni tonali di colore, controlliamo la nitidezza e poi alla fine arriviamo alla stampa. Ma per quanto riguarda la regolazione del colore e della tonalità, è molto importante lo strumento istogramma che vedete qua sopra. Perché è importante? Perché noi possiamo correggere un'immagine come vogliamo, ma se ad esempio il nostro monitor non è calibrato correttamente, non abbiamo una visualizzazione corretta, mentre l'istogramma ci dà tutte le notizie reali, sia per quanto riguarda la tonalità e sia per quanto riguarda la luminosità, e quindi ci dà, diciamo così, la conferma e la certezza assoluta della distribuzione reale dei pixel. Noi sappiamo che l'immagine parte da una luminosità da zero, cioè il nero, vedete se io mi posiziono qua all'estrema sinistra dell'istogramma, clicco, vedete, mi dà un valore tonale di zero e man mano che aumento arrivo fino al 255, cioè parto dal nero fino al 255, che è il bianco, e in mezzo ci sono tutte le varie gradazioni appunto dal nero al bianco. E infatti guardiamo questa immagine, se guardiamo questa immagine, abbastanza equilibrata, vedete qui manca un po' dalla parte sinistra, cioè dal nero, vedete non tocca completamente il bordo sinistro, ma diciamo che nella sostanza è abbastanza equilibrata. Guardiamo questa immagine, vedete? Invece qui abbiamo un picco qua nei neri, vedete qua, abbiamo il picco nei neri, quindi abbiamo perso dati qui nelle parti scure, nelle parti nere, anche qui abbastanza, qui nelle parti bianche anche. Poi invece guardiamo invece quest'altra immagine, vedete questa è un'immagine sbiadita, senza contrasto, dove mancano le ombre e le luci, tutti i pixel, vedete, sono concentrati nella parte dei mezzi toni, cioè qui al centro. E quindi si dovrà lavorare nel contrasto per contrastare questa immagine. Torniamo alla nostra immagine però iniziale e cominciamo intanto a vedere, a scoprire la nostra paletta dell'istogramma. Vedete? Qui abbiamo delle opzioni, possiamo vedere la vista compatta, poi come prima la vista ingrandita, con queste notizie qui sotto, vedete che sono poi le statistiche, oppure mostra tutti i canali, guardate, poi mostra canali di colore e torniamo alla vista ingrandita e qui possiamo scegliere i vari canali, rosso, verde, blu, luminosità e vedere anche tutti i nostri canali, vedete ad esempio rosso, vedere tutti i nostri canali a colori. Ritorniamo come eravamo prima. Vediamo ora le regolazioni automatiche. Vedete qui sotto immagine abbiamo tre tipi di regolazioni automatiche: il tono, il contrasto e il colore. Ma come ho già detto in altri tutorial, sono tipi di regolazioni che sono distruttive, cioè lavorano sul livello e non come una normale regolazione che crea un suo livello, dove possiamo poi eventualmente modificarlo. Infatti guardate, selezioniamo per esempio il tono automatico, vedete, guardate, è cambiato il mio istogramma, infatti l'ha corretto e anche abbastanza bene, vedete, ha tolto questa parte mancante qui nella parte dei neri, guardate qui l'istogramma, e però vedete ha lavorato sempre nello stesso livello, praticamente nello sfondo. Torno indietro. Guardiamo anche il contrasto automatico e il colore automatico. Torno sempre indietro e vediamo invece una novità che è stata inserita nella versione Photoshop CS6 che riguarda sia la regolazione dei valori tonali sia per quanto la regolazione delle curve. Apriamo valori tonali. E vedete, qui nelle proprietà abbiamo questa aggiunta di questo bottone che
l'auto, cioè noi possiamo correggere automaticamente i valori tonali. E se andiamo ad esempio, vedete qua, abbiamo opzioni automatiche, clicchiamo e vedete si apre il pannello opzioni automatiche e guardate, qui ha già applicato la correzione automatica, però possiamo andare a cambiare le varie impostazioni, per esempio, ad esempio migliora contrasto monocromatico e vedete abbiamo applicato una correzione di contrasto automatico, come quello che abbiamo visto prima. Poi abbiamo migliore contrasto per canale, vedete la differenza è proprio minima, e qui viene creato un tono automatico andando ad analizzare ogni singolo canale. Poi trova colori chiari e scuri per effettuare una correzione automatica sul colore. Vedete? E poi abbiamo ottimizza luminosità e contrasto, dove viene analizzata tutta l'immagine e non sui singoli canali. Una volta che avete individuato l'opzione che fa al caso vostro, potete salvarla come predefinito. Possiamo salvarlo. Clicchiamo OK e in un'altra immagine, ad esempio questa qua, clicchiamo sempre sulla regolazione valori tonali, il bottone auto senza aprire la finestra e vedete applicato un contrasto molto elevato. Guardiamo il prima e il dopo, ed ha lavorato abbastanza bene. Comunque vale sempre la pena di tentare con le correzioni automatiche se si ha fretta, altrimenti usiamo i metodi direzionali con i nostri valori, con la regolazione dei valori tonali e delle curve. Volevo anche mostrarvi un'altra cosa per quanto riguarda dunque, i valori tonali. Guardiamo subito, vedete, torniamo a opzioni automatiche. E volevo farvi vedere che possiamo anche salvare le impostazioni del bianco e del nero. Ad esempio, vedete qui abbiamo le ombre e le luci, il nero e il bianco. Clicchiamo sul nero e vedete il valore del nero è lo 0 assoluto, 0, 0 e 0. Ma mi sembra anche di averne già parlato in un altro tutorial. Questi valori in stampa non si ottiene mai il nero e il bianco assoluto, il bianco puro, e quindi bisognerebbe portarli questi valori a un 5,95%. Praticamente dovrebbe essere il nero al 13, tutti e tre i valori, vedete? 13, 13, 13. Vedete, si è spostato un po' più su. Poi premiamo OK, le luci in bianco invece al 95%, circa quindi 242, 242 e 242. Poi clicchiamo OK e OK, vedete ci chiede di salvare, diciamo di sì. Naturalmente queste impostazioni valgono sia per la regolazione dei valori tonali sia per le regolazioni, vedete, delle curve. Abbiamo il bottone auto e anche qui possiamo andare in opzioni automatiche e vedete abbiamo la stessa finestra che abbiamo aperto prima con le regolazioni di valori tonali. Andiamo a vedere, vedete, il nero 13 e le luci a 2,42. Chiudiamo. Un altro strumento importante per la correzione dopo l'istogramma è senz'altro il pannello info, ma questo poi lo vediamo nel prossimo tutorial. Arrivederci e a presto.